un bel po' di anni che faccio questa categoria e sicuramente trovo un gruppo di giovani promettenti, da come mi hanno detto, poi valuterò anche io comunque in questi giorni a Darfo, ma sarà sicuramente così. E ti dico, dopo tutti questi anni di Serie B che ho fatto, ho visto che il livello è salito molto, quindi dovremmo comunque iniziare subito con il piede giusto, prendendo un po' la scia del campionato vinto lo scorso anno, quindi creare quell'entusiasmo che già c'è e portarlo avanti il più possibile. Quindi, però non sarà facile. Io penso che quest'anno sarà come l'anno scorso, è successo anche a Terni, un campionato bello, bello tosto. Quindi dovremmo gestire bene diverse situazioni durante l'anno. Allora, in questo territorio mi sono trovato non bene, benissimo. Sono stato a Brescia, ho fatto la promozione, poi peccato c'è stata quella parentesi del Covid dove non ho potuto vivere, diciamo, appieno la città per più di un anno, quindi però conosco le zone, venivo anche qui quando giocavo a Brescia, quindi conosco bene un po' di Senzano, Peschiera, Sirmione, comunque tutte queste zone qua che sono zone bellissime dove io e mia moglie comunque ci siamo trovati benissimo veramente ed è un piacere ritornarci. Allora, sono arrivato a un numero che è l'87, che è l'anno di nascita di mia moglie, dove posso prenderlo, lo prendo, ok? Poi dipende anche chi ce l'ha o non ce l'ha, però diciamo che prendo quel numero lì. Scaramanzie non tante, ti dico la verità, però prendo diciamo solamente quel numero lì, ok? Questa è l'unica cosa. Allora, io ho giocato con Loris Bacchetti nel settore giovanile del Pescara, quindi conoscevo già lui, poi Sau e Ceppitelli che comunque ci siamo incrociati tante volte sui campi da gioco, quindi conoscevo anche loro. Mi è stata presentata, mi è arrivata anzi la chiamata del direttore tecnico lì a Legati 10 giorni fa che mi presentava un attimo il progetto e che volevano comunque prendermi per fare questa annata storica della Feralpi e io ho dato subito il mio consenso comunque a questa trattativa qua perché dopo l'anno scorso e comunque ho giocato poco, volevo rimettermi in gioco alla grande. E credo che questa qua sia una squadra e una società che mi farà rimettere in gioco pienamente. Le basi partono dalla difesa. Io faccio un esempio: il Südtirol dell'anno scorso. Südtirol l'anno scorso era una squadra che stava tutti dietro, si difendevano in 11 persone ed era tosta, tosta veramente entrare. Infatti, noi in 2 partite abbiamo fatto 0 gol contro di loro. Quindi è una prima cosa che sicuramente dovremmo tener conto, che è la difesa. So che il mister è un grande lavoratore, mi hanno detto, quindi è uno che gli piace stare sul campo ed questa è una grande cosa che almeno più stiamo sul campo e meglio è, per me, poi non so per gli altri. Mentre per Mattia Donetto non lo conoscevo, ti dico la verità, me ne hanno parlato comunque bene e condivideremo il posto lì a sinistra e spero di dargli anche consigli buoni per la stagione. La prima volta non si scorda mai. Forza Leoni del Garda!